benvenuti in questo nuovo video. Torniamo a giocare a Gartifon. Torniamo con tutte le webcam che copre da tutte le parti. Ci dispiace editor, ti vogliamo benissimo per editare questi video molto impegnativi. Ti amiamo tantissimo e si può iniziare. Benvenuti Vai. A tutti. Allora, ragazzi, ho fatto una frase veramente difficile. Mi raccomando con le frasi, eh. Cerchiamo di vorrei vedere almeno una conversazione che parte dall'inizio e finisce. Ok. Io già l'ho pensata la mia frase. Allora, okay. allora. Fatta, scritta. Sono pronta. Vai, pronta anch'io. Non facciamo così, no? Steph è contento. Pronto. Allora. No, ragazzi. Ma chi è che ha scritto questo? Siamo già iniziati. Io non voglio fare questo video. Ragazzi, com'è un ornitorinco? Ah, ornitorinco. Un ornitorinco, come è fatto? Allora. No, no, aspettate, io non ho finito. Io nemmeno. Questo come lo faccio? Boh, io spero che si capisca questo che cos'è, raga. Io non lo so, io non so cosa sto facendo, raga. No, raga, anch'io sto sbagliando tutto, mannaggia a me. Io mi dissocio, pronto. Io vi giuro che, cioè, se qualcuno di voi riesce ad indovinare quello che ho disegnato ce io, fatta! Lo pago. No, cos'è? Okay. Cos'è? Roba, raga. No, ragazzi, ma cos'è? Chi ha scritto via? Voglio sapere chi è, così capisco di chi è il disegno. È mio. Ecco, Ma... Raga, okay. La mia è stranissima. La mia è facile, complimenti a chi l'ha fatta. Io l'ho già fatto. Anch'io ho fatto. Facile, i belli spigliati, ho fatto, ho fatto. Ma raga, ma cos'è? Okay. Ragazzi, mannaggia voi. Ma raga, ma state scherzando? Devo cercare su Google come la scrivi adesso. Io non capisco, cioè, allora, ma neanche grammaticalmente ci siamo, ma chi ragazzi. Ma ha pensato una cosa del genere? Lo spiegate? Non so come rappresentare questa potrebbe, cosa. Potrebbe cambiare in un modo molto brutto. Io ho tutta gente che mangia, non so perché, ragazzi. Io ho un'oca gigante. 5 di 8. Il mio è bellissimo. 6 di 8. Consegnato. Il mio fa 7 di 8. È la svolta, ragazzi. Eccoli. Ma no, cos'è? Ok, ok. Penso che sia questo. No, no ragazzi, perché mi... penso che sia perché questo. Mi fate fare queste cose? No, io devo andare con comunque è la seconda volta che mi sputa di indovinare qualcuno che mangia qualcosa. È, è vero, anche a me. Anche a me è comparso, Roby. Da me c'è qualcuno che mangia. A tutti che mangiano. Ma stanno tutti mangiando? Ragazzi, ho io brutto... ci ho provato. Io ho un brutto presentimento. Anche io, bruttissimo. Ma un altro che mangia, ma basta, raga, sto sempre facendo la stessa persona. Raga, come si fa l'anatra? Ragazzi, il mio è stupendo. Cioè, non ho mai visto un'anatra così bella nella mia vita. Scusatemi. Io non ho mai visto un'anatra. Ma come? Cosa? Poi facciamo così. Allora. No, raga. Ma Steph sta tryhardando per caso? No. Cosa te lo fa pensare? Stavo facendo... Secondo me ho fatto un ottimo disegno. Guardate, se non sbagliate quando vi capita... Mamma. Io non so come disegnarmi, raga. Io l'ho fatto, raga. La mia è una giallo. Non so come disegnare loco. Io chiedo perdono prima che vediate. Manca il campione, chi è? Chi è che manca? Chi è il campione che manca? Io ho già fatto pronto. Io ho finito. Guarda come sta zitto. No, c'è l'altro. Ma cos'è? Ah, ok. Ma cosa vuol dire no? Chi è che ha scritto no, ragazzi? No, raga, ma cosa vuol dire sta cosa? Ma siete matti? Io non capisco questa skin, ragazzi. Speriamo. Ok, io ho fatto. Cioè, è abbastanza facile. Io ho fatto. Sto cercando skin, aspettate. Secondo io spero che sia così. Manca pochissimo, occhio. Ah, l'ho scritto malissimo, vabbè, però si capisce. Un Krabby Patty. Grande Krabby Patty. No, raga, no. Io vi adoro. Io vi adoro. L'ho appena fatta io. Come faccio a disegnare questa cosa? Raga, vi odio. No, mannaggia, ho fatto un disastro, raga. Io chiedo perdono, ma era troppo difficile. Io ho finito. Aspettate, anche il mio è troppo difficile. Peccato. Avevamo delle chance. Dai. Ci sono. No, raga, io ho bisogno di tempo, scusatemi. Anch'io. Ho capito come io ho finito, ragazzi, però mi viene così da piangere. Anch'io. Ah, io ho finito da quel po'. Io ho fatto, raga. Bellissimo. Dai, penso che si capisca il mio. Il mio si capisce. Raga, ne manca uno. Forza, Chi manca? Sono io. Bettiniamo le ane. Sto modificando. Sono il primo io. Chiamano. Tempo. Prendo Steph, tutto il tempo. Rispondi al telefono. Sto facendo le note musicali. Lo prendi fino all'ultimo Fatto. Secondo. Ok. Siete forza, pronti? No, non siamo pronti. No, in realtà. No, vai, vai. Vediamo alla disastro. Andiamo. Allora, si parte dalla mia frase. Che cosa fate?
Lo sapevo che sei stato tu. Ma come? A me è capitato, ma non era così, eh. Signori, comprate Blackout. Comprate Blackout. Io ho comprato Blackout, ragazzi. Allora, presentare. Quale giorno? Io penso fosse una sedia con il turbo. Ma dove? Allora, ok. Per capirlo. Franci ha è capitato diminuito. A me. E guardati, ma... ho fatto Steph che fa la televendita. Ok. Adesso rimane la televendita fino alla fine è già qualcosa. No, no. Vabbè, sì, più o meno. Più o meno, io... ci siamo. No, bello, io ho capito. Bello molto Link. Molto Link. Ok. Ok. Però c'è arrivata. C'è arrivata, Robby. Sì. Ok. Dal mio è bellissimo, raga. Ha fatto pure il logo. Vabbè, ragazzi. Vabbè, dai, marci migliore, eh. Grazie mille, sì, grazie. Ma da Steph che Link fa in descrizione. Basta. Ok, va bene. Andiamo. Però non siamo usciti troppo da. Allora, troppo capiamo sì, quanto sì. è colpevole Nico. No, a me è arrivato, A me, ragazzi. Sapevo fosse no. stato ragazzi, ma da me era un tamburello. Ma come? Non era l'anguria. Raga, ma io lo disegno bene, ma perché vedi che bene? Un melone arancione. Brava, sta mangiando il melone. Io cioè, adesso l'anguria. No, ma era arancione come il melone, l'anguria è rossa. Sì, allora, ragazzi, poi Marci ha messo cocomero probabilmente. Cioè, è colpa di Robby. Io ho messo l'anguria, ragazzi. No. Eh beh, certo che hai messo anguria. Io invece ho fatto il melone. Io voglio scoprire come arriva da me tamburello. Cocomero. E fin qua va bene. Qua ci sono io. Ah. Ecco il tamburello. Siamo un criminale. Quale un cocomero quello, scusa. Vedi? No, raga, hai ragione, siamo un tamburello quella sembra roba, un dai. Tamburello. Possiamo skippare il mio disegno? No, no, vediamolo, vediamolo. È bellissimo. Beh, dai. Le note sembra che Giusito sembra che Giusito lame. Esatto, lame. Ma quelle non sono delle note, sono delle non le so fare, ok? Poverino, dai, non ditegli niente. Questa mi è capitata, questa mi è anche capitata. A me. Io spero che dopo okay. il mio disegno non sia. Però allora, io se non è il primo disegno il mio, vuol dire che mi è arrivata giusta. Raga, anche io a me è arrivata giusta. Allora. Alla è fine ho fatto un arduissimo. Credo che qualcuno abbia frainteso il mio. Sì, sì, io ho sgravato troppo. Non è una carota. Io ho frainteso quello di Fere, mi sa, perché lo stile è quello suo, credo. Allora. Bravo Locco, grande! Sì, vai. Però a me è arrivato panino. Io qui ho creato un rischio. Infatti, l'ho indovinato. L'ho indovinato, vedi? Ok. No, grande. Allora mi è arrivato questo, esatto. Uguale a quello iniziale. È un panino. È un hamburger. Un hamburger. Allora, ragazzi, vabbè, ragazzi, vabbè. Voglio gli insulti a Xeo tra due secondi. Ma dai, almeno un burger. Dai, ma nemmeno un panino. Secondo me Xeo fa apposta, ragazzi, ve lo dico. Assolutamente no. Xeo è da uccidere. Bello! Bello però Nico, bravo, bravo. Bravo lo schifo. È un Harry Potter un po' derp però va bene. Allora qui sappiamo che è colpa sua. No, no. Ma perché è arrivata era difficilissima. Siete pronti? Siete sicuri? No. Vai, vai. Ma cosa è accaduto? Ma io non pensavo fossi io questo. Scusatemi. Per insegue Marci. Allora, Xiao, vedi che è viola e non rosa? Ma dov'è Marci? Però... Ma poi è blu, loca. Infatti. No, raga. Questo è fatto bene, però, eh. Però è fatto bene, cioè. Beh, ok. Beh. Vabbè, okay. Dai, ci sta. Io l'ho fatto proprio, se l'ho fatto bene. Quella è una papera. Oh, però una papera. No, è un anatra. Io ho cercato anatra così. Ho detto, Fere, Bigregino e Marci cavalcano un anatra. Che dovevo fare? Giusto. Però il problema è l'inizio che della frase. Il problema è l'inizio della frase. Ma che felice il Marci qua, raga. Da qui a qui è un attimo. Ok, prossimo. Ce n'è uno che è arrivato fino alla fine? No, non come credo. Sempre, perché siamo un branco di imbecilli. Ma almeno una volta. Vadi, non c'è andato. A me questo non è mai arrivato, quindi so già no, che è arrivato. Ma perché c'è in partenza. Esatto. Come però io ho fatto a mettere che poi non è il Big Re, scusatemi. L'ho messo io, Buddy non è più il Ma dai, Fere, ma da dove? Dai. È perché non aveva più la corona e quindi ho detto è stato mandato via, non è più il Re Oscuro. Allora no, la frase di Fere è arrivata fino alla fine, raga, però. Ah, ecco per cosa mi è arrivato. Io vorrei dissociarmi da questa cosa, non l'ho scritta io. Non lo tradisco il mio Re. Cosa, come si interpreta questa cosa? Ma, questo è il pezzo in cui Xiao ha detto che io stavo tryhardando. Ho fatto questo capolavoro. Ah, ecco. Bene. Wow. Ecco, io ho fatto che qualcuno ha rubato la corona.
Vabbè, dai. Buddy è diventato un pirata. Comunque. Beh, ragazzi, da Buddy non c'è andato via. Ah, qualcuno ha rubato la corona a Buddy. Fede ha la colpa su questa. Ma non è vero. Mentre Xiao ha la colpa sul panino mangiato. E anche sulla sua vita in generale. E io sull'anguria. Allora, vediamo come si presenta. Ah, ma no. Questa mi sa che è arrivata, raga. A me non è arrivata proprio. A me no. Allora, scusatemi. Ma la Big Regina, Fede guida una macchina brutta di terra. Ma come una macchina? Esatto, no, Mary, io ho messo Fede che guida un'auto, mi pare, perché alla fine guida un'auto. Un po'. Che dovevo fare? Ho capito, quindi io ho visto vabbè, questo di Nico. È diventato bene, un UFO. No, perché io ma qua no, avevo ancora capito. E quindi bene o male. Rossa. Ma perché l'auto è diventata rossa? Perché l'avete resa voi rossa, non io. L'ha fatto Nico, eh. Vabbè, dai, diciamo che è bello. Ma perché non c'è allora, niente. Fede comunque sta guidando un'auto e sì, il loco è brutto. Quindi diciamo che secondo me questo è il più. Sì, siamo lì, siamo è lì. È la più azzeccata della storia. Sì, sì, esatto. Sì, 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 sì. Ad oggi è stata quella andata meglio. Allora, vediamo la frase di Fede. Vediamo oh cosa no, ha fatto. È questa. Ok, ok, okay. A me quando è arrivata era giusta. È una sfida anche a me. Questa. Anche a me. Forse è arrivata giusta questa. Ecco, sì, a me è arrivata giusta perché il disegno bello di Robby era fatto disegno. Bene. Ok, ci siamo ancora. Ok. Tutti la stessa idea. Ci siamo. Buono. La Big Regina Fede è matta di Big Buddy. Ok. È giusto però. Mi sto emozionando, eh. Ok. Okay. Perché è rosso? Boh. Ho sbagliato. Ok. Ci siamo, ragazzi. Dai, no, ci siamo. Vabbè. Raga, è venuto. È finito? Ci abbiamo fatto! Un applauso. Adesso voglio vedere il mio come è arrivato. Sono emozionato. Uno ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dall'inizio alla fine. E l'ha chiuso Xiao, ragazzi. Un miracolo. Esatto, infatti avevo paura del disegno di Xiao, però no, ce l'ho fatta. Allora, vediamo Marci. Loco guarda Nico che guarda Marci. Oh no, questa degenera, no, questa degenera. Signori, questa non ha funzionato, ve lo posso dire. No, per niente, raga. Sono responsabile. Forse è colpa mia. Ah, questo ci sta. Ah, ragazzi, ho capito, mi è arrivato, mette Loco che segue Nico, che segue Marci, che corrono tutti veloci. Vabbè, ci può stare. Qua, lo posso ancora accettare. Ok, no, mi è arrivato. Ecco, mi è arrivato. E Marci dov'è? No. Adesso, signori. Terzi sta tutto. Adesso, signori. Io voglio capire. Com'è possibile che abbiamo tre elementi e sono diventati quattro ma non c'è Marci? Non l'ho dimenticato, non l'ho perché fatto. Io per colpa sua ho fatto Locke e Nico scappano da due bambini. No, non mi è arrivato questo, è ancora peggio. Io mi dissocio. A me è arrivato quello di Franci. No, ragazzi, no. Questo l'ho fatto io. Oh mio Dio. Oh, sono tornati tre i bambini comunque. Ma quello è Buddy. Okay. Cioè da Nico, Loco e Marci. Nico e Buddy, ragazzi. Franci mi ha scritto Nico e Buddy che scappano dai bambini tristi. Quindi ho fatto Nico è e Buddy. Vero. Ho fatto Nico e Buddy. Perché ha confuso il rosso con l'arancione, esatto. Franci. Non c'ho parole. A me è arrivato Nico e Buddy. Comunque un'altra situazione in cui Xiao ha rovinato tutto, farei notare. Grazie, Xiao. Io non lo vorrei invitare più, se io possibile. Io non vorrei dire, però ogni volta. Signori, ci fermiamo così per questo video. Almeno ce l'abbiamo fatta finalmente a azzeccarne uno. Per me è già un grande passo avanti nella nostra vita. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Sotto come gli altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!